Allora, siamo con Di Nardo. Allora, Ale, raccontaci questa partita. All'inizio, Partiti bene, siamo partiti bene, aggressivi, con grande voglia di fare, voglia di vincere. C'eravamo voglia di giocare la finale, anche se primo anno che facciamo questo torneo e il risultato dove siamo arrivati secondo me è stato già ottimo, però è chiaro che quando c'è una partita del genere con un gol di scarto da recuperare è fondamentale partire come siamo partiti. Secondo me dovevamo mantenere un po' più il secondo tempo, abbiamo perso un po' le distanze e il gol subito a freddo inizio secondo tempo ci ha un po' penalizzato, però va bene, dai, testa alta e anno prossimo noi ci riproviamo perché tanto ci siamo. io vi faccio veramente i complimenti perché è Grazie. davvero una squadra in crescita. L'hai detto te all'esordio in questo campionato, una squadra di più o meno giovani, anzi Sì, dai. forse più giovani Sì. che più o meno, con il pubblico, un grandissimo pubblico a Sì, no, seguito. tanta roba veramente. Quando c'è qualcuno che ti viene a vedere, comunque che canta per te, parla per te, ti dà una parola in più, ti dà un incoraggiamento in più, qualcosa in più sicuramente tiri fuori. Mi ha dispiaciuto a me da capitano, ma penso tutta la squadra, non regalai comunque una soddisfazione, una vittoria che però ci può stare alla fine il risultato finale, per quanto abbiamo creato tanto all'inizio, poi al secondo tempo siamo un po' calati, però il Ale, resto bene, dai. lasciatelo dire da uno che ne ha viste tante di partite della Gold Cup. Per essere una squadra all'esordio, arrivare in semifinale e giocare e affrontare la Recanatese, che è una storica di questo campionato, in questa maniera, secondo me ne vedremo delle belle in futuro. No, assolutamente, speriamo. Noi siamo qua, ci siamo anche l'anno prossimo, speriamo di fare un grande campionato anche l'anno prossimo. Ovviamente l'obiettivo per me è sempre migliorare quello che si è fatto prima, quindi puntiamo noi, punto io, arriva sempre più in alto, magari se riesco quest'anno a giocare qualche partita in più, ma per il resto bene, dai. A proposito della partita, ti faccio i complimenti perché sarai sicuramente tra i migliori sette in campo, se non Grazie. il migliore. Complimenti ancora. Grazie mille. E ti aspettiamo a vedere la Come finale no, giovedì 21. ci sono sicuramente. Grazie. Grazie mille, grazie mille.